Il 14 febbraio è uscito il suo ultimo lavoro, un doppio album, 20 sonate del compositore napoletano Domenico Scarlatti. Dopodiché la pianista 33enne di Castel San Giovanni, Margherita Torretta, ha presentato il disco all'ambasciata italiana a Londra, dove vive stabilmente da qualche anno. Ha fatto le valigie ed è partita per l'Australia, dove ha iniziato il tour che avrebbe dovuto portarla ad esibirsi intorno al mondo. Ma la pandemia ha bloccato tutto e la talentuosa pianista, che nel 2015 aveva fatto parlare di sé per aver debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, ha dovuto fare rientro in Inghilterra. Attualmente anche lei si trova quindi bloccata nella sua casa di Notting Hill, nella speranza di poter riprendere a suonare il pianoforte nei teatri più prestigiosi di Mosca, Varsavia, Parigi, Bruxelles. In attesa della tanto agognata ripresa, il suo disco per una casa discografica francese è stato trasmesso da Rai Radio 3 durante il programma Primo Movimento. Appena in tempo sono riuscita a pubblicare un disco, un disco monografico che ho inciso per una casa discografica francese, Artalinna e Music Academy Production. Il disco è totalmente dedicato al compositore napoletano Domenico Scarlatti ed è stato presentato il 15 febbraio, poi il giorno dopo l'uscita, presso l'ambasciata italiana a Londra. Purtroppo non sono appunto riuscita a suonare e a presentare il disco negli altri paesi, ma spero ecco di poterlo fare presto. Nel frattempo la poliedrica artista ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Margherita Torretta è stata infatti l'unica italiana ad aver partecipato ad un progetto con la fotografa Sophie Mayan, dal titolo Behind the Scars, Dietro le cicatrici, in cui la fotografa ha raccontato per immagini la bellezza femminile nelle sue imperfezioni, che sono anche imperfezioni lasciate da sfregi e ferite, come quelli con cui la pianista di Castel San Giovanni ha dovuto fare i conti quando giovanissima fu vittima di un incidente. Da quell'esperienza è nata quindi l'idea del libro. Ho deciso di ultimare, portare avanti proprio un progetto che avevo già iniziato qualche anno fa, ovvero la stesura di un romanzo autobiografico, in realtà ispirato proprio alla mia esperienza, alla mia vita, anche se comunque scritto in terza persona, quindi attraverso altri personaggi, racconto proprio, ecco, la mia formazione artistica, musicale, la mia vita anche privata, quindi le mie vicende sentimentali, amorose e anche proprio il trasferimento in un altro paese con tutte quindi le difficoltà a seguito. Quindi con questo romanzo affronto moltissimi temi che sono attuali proprio ai giovani d'oggi. Il titolo sarà Rimmel.